oggi i riflettori di Taranto Buonasera si accendono su un'altra storia di periferia. Ci troviamo al quartiere Tamburi, più precisamente in via Grazia Deledda, per documentare lo stato di abbandono in cui versa l'immobile, di proprietà della provincia, che per diversi anni ha ospitato alcuni corsi di laurea dell'Università degli Studi di Bari. Dopo l'attivazione del Dipartimento Ionico, quei corsi di laurea in Scienze della Comunicazione, Scienze della Moda e Scienze dell'Educazione, del Disagio e della Devianza Minorile furono trasferiti in Città Vecchia. Da oltre 10 anni questa struttura è avvolta nell'incuria e nel degrado. Nel 2013 l'ipotesi di trasferire in questa sede l'Istituto Musicale Paisiello e il Liceo Artistico Calòli Sippo, ma non se ne fece nulla. Lo stop arrivò dall'allora commissario prefettizio della provincia di Taranto, Mario Tafa, per ragioni di salute pubblica. Infatti la struttura si trovava e si trova troppo a ridosso della zona industriale. A fare da contraltare la presenza del Teatro Crest, proprio qui alle spalle dell'ingresso murato, autentica eccellenza in ambito regionale, che proprio in questo immobile gestisce l'Auditorium Tatà, pressoché l'unico centro artistico culturale del rione.